un'agonia, sognare così. Stasera tuo padre non torna a casa. È andato a Dallas per lavoro. Oh, figlio mio, ti ha fatto davvero male. Riposa e guarisci. C'è della zuppa e del porridge. Dimmi, cosa preferisci? Coraggio, capitano. Scegli per me. Ania, che succede? Lo vedo! Caroline, di qua! William! Oh, razza di stupido! Pensavi che ti avremmo lasciato qui? Gesù Cristo, gli escono le fottute a budella! Premi sulla ferita, usa le mani! Non va bene. Portatelo sull'elicottero! Piano, piano. Uno, due. Sono fortunato. Ho portato a termine ciò per cui sono nato. Le persone che mi vogliono bene. Non puoi immaginare quale sia la mia sofferenza. Bombate, siamo fuori. Fuoco! Sì, signora. Ma più veloce, sta perdendo molto sangue. Un calore insopportabile. Asciugamano! Il cielo è in fiamme. Ti prego, non morire! Caroline, sta morendo! Sta diventando blu! Bombate, serve una barella all'hangar, tra 90 morte secondi. Si avvicina ancora. Grida il mio nome. Blaskovic. Vieni, vecchia mia. Scusa se ti ho fatto Blaskovic attendere. Gemella, hai vinto voi. Sei come l'ani, Koltov. Lascia che ti mostri una cosa, Billy. Mio padre mi disse che se avessi avuto un figlio avrei dovuto dargli questo. È un anello di fidanzamento. Appartiene alla nostra famiglia da molte generazioni. Riesci a immaginarlo, Billy? È ciò che chiamano un cimelio. Quando incontrerai una persona speciale, donale questo anello. Ha un valore inestimabile. Saranno 100 gradi. Non dire a tuo padre dell'anello, o te lo porterà via. Non ne sai niente, lo sai come è fatto. Sofia! Madre, sono perdonato. Ho vissuto rettamente. Abbastanza da guadagnarmi il paradiso. Non puoi immaginare quale sia la mia sofferenza. Oh no, madre. Sto andando all'inferno. Tira, tira, bombate! Ah, devo asportare gran parte dell'intestino. Fai tutto il necessario, Seth. Resta con noi, Blaskovic. Resisti e ti prometto che andrà tutto bene. Kinderlach, portate chiunque possa donare del sangue. Sentite, tu e anche tu. Radunate tutti e mettetevi in fila qui all'infermeria. Datevi una mossa, cazzo. Accidenti. Mi serve luce. Nasconditi, non fiatare, sta arrivando. Sofia, è qui. Sofia, no. Fuori dai piedi! Non merita questo, lo sai che non se lo merita. Non dire stronzate, l'ho visto con lei. È solo un ragazzo, non ha colpe. Lei gli piace. È abbastanza grande da sapere che non dovrebbe passare il suo tempo con una sporca negra. Non ti lascerò fare del male a mio figlio, non più. Non puoi immaginare la mia sofferenza. Sofia, tutti i giorni a farmi il culo, a farmi umiliare per mandare avanti la baracca e vedere i risparmi che se ne vanno. Li ho visti insieme, Sofia, a sbaciucchiarsi sotto il pioppo. Non può andare avanti così! Ho faticato troppo a lungo per lasciare che mio figlio mi rovini la reputazione perché gli piace una negra! Rip, non possiamo vivere così. Cucino, pulisco, vado alle stalle e al campo. Non sei solo a lavorare, Rip. Avresti dovuto chiudere bottega quando mio padre ti disse di farlo.
Ci stiamo indebitando. Siamo indietro di 3 mesi con le bollette. Hai gettato al vento tutti i soldi di mio padre. Stai giocando con il fuoco, Sofia. Chi credi di essere? Non sono il tipo di uomo che si lascia trattare così. Non sei più l'uomo che ho sposato. Ho sposato un uomo che non avrebbe mai lasciato morire di fame la sua famiglia. E Dio mi aiuti, non ti lascerò fare del male a mio figlio. Chiudi quella cazzo di bocca o te la chiudo io. Chi credete di essere, dannati ebrei? Pensate di avere una risposta per tutto, ebrea saccente del cazzo? Ti ho sposata per i soldi di tuo padre, ma sei solo una palla al piede, sempre a ficcare il naso nei miei affari invece di preoccuparti dei tuoi. Se non sai insegnare al ragazzo come ci si comporta, lo farò io. Stai lontano! Stronza ingrata! Nascosto nell'armadio, mi fai venire il volta stomaco! Sei debole, ti prenderanno di mira, ti distruggeranno, ti faranno ingoiare la merda! E tu cosa farai? Non sei nemmeno capace di difenderti! Ti insegno io come si fa! Respira piano, Blaskovic. Rimettiti in sesto. Stanno accadendo grandi cose. Il vento sta cambiando. Il circolo Kreisau è risorto. Avrò bisogno di te a mio fianco quando faremo la nostra mossa. Mi senti, Calci? Bessie, è ora di cena! Bessie, sì, vieni qui, brava! Non vai da nessuna parte e frigna pure quanto vuoi. Nella vita dovrai prendere decisioni difficili. A volte dovrai essere veramente cattivo. Uccidi o vieni ucciso, i vecchi e i deboli sono spacciati. Tutti quegli scarafaggi, quei malintenzionati buoni a nulla, che fanno di tutto per derubare gli onesti uomini bianchi. Sta a noi ripulire il mondo da quella feccia. Sta a te! Dito sul grilletto. Così. Ora. Ricorda, tesoro mio, finirà al meglio di come ha avuto inizio. Nazista, questo ora è il nostro sottomarino. Non lo riavrai. Anya, sto arrivando. Fermo, Blaskovic! Stop!
Non muovere un muscolo finché non te lo dico io, capito? Capito? Non scorreggiare nemmeno, le microonde ti ridurranno in poltiglia e tu non puoi diventare poltiglia, vero Simpson? Ok, aspetta. Aspetta, ora vieni! Frau Engel, mi stai cercando? Le parti si sono invertite, signora. Ora sono io a cercare te. Il modo di invertire la cinghia e vai all'ascensore della torretta. Ok, cinghia invertita, si sale. Perché ti risvegliassi? Sono solo un peso. Non dire sciocchezze. Ok. Ti credi un eroe, William Joseph Blaskovich? Tirati sullo storpio! Lasciamelo dire. Non lo sei. Sei solo il beniamino della sporca feccia dei bassifondi, degli schifosi scarti della società che marciscono nei ghetti. Ma quando ti vedranno, cambieranno idea. Ti trasmetterò in mondo visione. Guardate! E questo è
Tutti vedranno che sei un inutile scherzo della natura. Lasciatelo! Dankeschön. Oh. Ci siamo cavo. Piega la testa. Non dire idiozie. La resistenza non si piega. Mutter! Sigun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie... Aber du hast gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk mich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Non farlo, ragazza! Sta zu! Ich kann nicht, Mutter! Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Mein Tagebuch! Mit Perversion! Und verräterischen Worten vollschmieren! Das kannst du! Einige davon waren sogar auf Englisch! Pagine e pagine di schifezze partorite dalla tua mente degenerata, mentre il tuo corpo si riempie di grasso come quello di un tricheco. Non vedi in che posizione mi hai messo? È la legge che mi obbliga a denunciarti. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, capo del circolo Kreisau. Il genio. Non arrenderti mai, Blaskovic. Non darla vinta a questa gente. O forse no. Porca puttana, vi ammazzo tutti! Penso che... Cristo santo, solo... vi ammazzo! Un'altra subumana! No. No. Niente male! Übermacht den Meister! Guarda un po', com'è strana la vita. Un attimo fa era qui e ora se n'è andata. Che dici, questi occhi hanno mai incontrato l'amore? Bacio, bacio, bacio. Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, ha? Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Portatelo qui! Un altro tuo vecchio amico? Ti ammazzo! Ah! Bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! Signore! Blasco, mettila su! Giorni migliori, ma l'emorragia si è fermata. Dammi una ragione per non farti saltare le cervella. Parla lentamente. Sono un po' disorientato dall'emorragia. Posso aiutarvi?
Posso fornirvi informazioni, segreti militari. Posso dirvi come liberare il vostro sottomarino. Ci sono delle capsule di salvataggio da quella parte e conosco i codici per aprirle. Frena. Come liberiamo il sottomarino? Quella porta conduce ai controlli dei bracci elettromagnetici. Da lì potete disattivarli e liberare il sottomarino. Quindi la puoi aprire? Sì. Ok, Blazka. Trova i controlli e libera il sottomarino. Non credo che ti sarei molto utile. Mi spiace per la nostra amica. Senta, ragazzi. Fergus, non si può che provare rispetto per uno che perde un braccio e va avanti come se niente fosse. Si possono fare un sacco di cose con un ascia e un nazista. Caroline, mi senti? Prima di andartene, proteggi la nostra gente, mentre mi occupo di questa cosa. Come ci hanno insegnato all'addestramento, bisogna far fuori prima i comandanti. Sistema di sicurezza automatico.
sparare? Sì, signore. E allora spara! Sigrun, prepara la capsula! Blasco, è ora di levarci dal cazzo! Presto! Dobbiamo andare! Un secondo. William, devi trovare il trasmettitore e farlo tacere, o le bombe di profondità squarceranno lo scafo. Abbiamo commesso un errore. Sulla piantina, la sezione F sembra solo un piccolo locale lavanderia. L'abbiamo cercata quando abbiamo ispezionato per la prima volta il sottomarino, ma non abbiamo trovato l'entrata e con tutte le cose che avevamo da fare abbiamo lasciato perdere. Ora ho ricontrollato la piantina e c'è un riferimento a un documento completamente diverso. La carta tecnica della sezione F. Appena la trovo, ti faccio sapere. Warum sollte er auch nach so lange sein? Ist bestimmt kurz. Johann! Das war mein Gott, er ist es! Beschütze Kommandant Fischer! Ja, Bruder! William, quei nazisti hanno vissuto lì dentro fin da quando hai conquistato il sottomarino 5 mesi fa. Saranno affamati e disperati. Fai attenzione, tesoro. Non credo che ce la farò. Forse mi resta qualche settimana, se me lo permetterai. Alla radio nazista. Devo trovare il modo di entrare. Grazie, William. Abbiamo seminato l'Ausmerzer. Torna agli armadietti. Bombate e ti farà uscire. Blaskovic, vieni. Sono tutti riuniti. In un attimo.
Sand. Lo sa meglio di me. Non può guarirmi nemmeno lui. Devi proprio farti inseguire, eh? Seth deve fare più attenzione con i suoi esperimenti. Capitano? Sei tornato, Simpson. Com'è il mio poligono? Staremo bene qui, Caroline. Hai sempre fatto la scelta giusta. Oh, William. Riesco ancora a sentire il suo odore. Sto facendo una di resistenza americana a New York. La troverai nella stanza di casa. Tutto bene, Fergus? Come va il braccio? Aiutami. Ti prego, aiutami. Cosa hai fatto alla faccia? Credo stia tentando di uccidermi, Blasco. Ecco cosa. Ti è mai capitato di addormentarti pacificamente per poi essere svegliato dal tuo braccio protesico che cerca di colpirti in un occhio? Uomini, donne, bambini. Nessuno grida più, ma sento ancora l'eco delle loro voci. Ehi, Blasco! Fatti strada tra le macerie e raggiungi lo State Building. Prima arrivi, meglio è. Fergus, chiudo. Ich erwarte regelmäßige Statusberichte. Melden Sie mir alle Anzeichen verdächtiger Aktivität. Jawohl! Manca un bel pezzo allo State Building. Caroline, mi illumini la strada?
Vediamo se c'è un modo di dare energia a questo ambiente male. Devo mettermi al lavoro per potenziarlo. Ok, il treno ha energia. Devo trovare i comandi e scoprire se funziona. Sei morto. Vai avanti. William, mi senti? Se sei sulla quinta strada, lo State Building dovrebbe essere vicino. Ragazzone, sei qui per mettere alla prova questo vecchio? Niente male. Devo mettermi al lavoro per potenziare le armi. Trova il modo di salire in cima allo State Building e di contattare il gruppo della Resistenza. Cerca un ascensore, scale, qualsiasi cosa. Il livello di radiazioni dovrebbe essere accettabile in cima al grattacielo. La tua voce, Anya. Il suono più bello che esista.
Ok, evacuazione completata. Salta dentro, Blasco. Caroline, guarda, un altro angelo. Dobbiamo farlo, Chris. Dobbiamo risvegliare lo spirito combattivo americano. Scatenare una rivoluzione. Merda. Noi abbiamo combattuto ogni fottuto giorno, Blaskovic. I bianchi, invece, hanno mollato il culo. Niente male, baby. Il nuovo percorso d'addestramento che Seth ha realizzato al Polico. Buonasera, capitano Blaskovic. Pace, mi ricevi? Vado a ripetere. Tuta, il caldo, il burrito insopportabile. Come hai fatto a sopportarla con quella grazia? È così stretta che non riesco a respirare. Eppure, Caroline, hai lasciato un vuoto troppo grande da colmare. Ho trovato la testata nucleare. Fantastico, portala al vecchio. Sai, giusto? L'ho aggiornato sui dettagli. Piano, Shimshon, non è un Sask. Stai bene? Fatti dare un'occhiata. Sei pallido. Hai nausea, hai febbre. Sto bene. Mai stato meglio. Mai stato meglio. Beh, io mi metto al lavoro. Ma tu devi riposare. Dormirò quando sarò morto. Fammi un favore, prima di morire vai da Grace e nella... Oh, Simpson! Dovresti andarci piano. Caroline, ho fatto un casino, gliel'ho detto. Alla fine era me che cercavo di proteggere, non lei. Thank you.
Mi sento come... Ok, vediamo se questo vecchio è pronto a spiccare il volo, come ha chiesto Grace. Dimentica tutto il resto. Serve più potenza. L'elicottero è bello grosso e vivace. Devo informare Grace. Blaskovic,